Un altro passo verso il ritorno alla normalità. Sabato 23 e domenica 24 aprile torna la Marcia delle Ville nella sua tradizionale collocazione primaverile. La gara podistica non competitiva, tra le più importanti a livello nazionale, è promossa dall'Associazione Podistica Marciatori Marliesi con il contributo del Comune di Capannori e il patrocinio di Provincia di Lucca e Regione Toscana. Una passeggiata nel verde attraverso le ville storiche e le fattorie del territorio che ogni anno attrae migliaia di podisti. Gli iscritti, infatti, sono già 6.000 e l'evento si avvia verso il tutto esaurito, fissato a quota 10.000 presenze. L'evento sportivo, che mantiene la sua connotazione plastic free, seguirà l'impostazione adottata ad ottobre scorso e punta a raddoppiare. Sì, si pensa a una doppia edizione, quindi edizione primaverile, edizione autunnale. L'edizione dello scorso ottobre ha lasciato un segno veramente molto positivo e quindi lavoreremo per cercare di proporre una doppia edizione. Questa Marcia delle Ville sarà parte da quella di ottobre e riproporremo quel format, 4 partenze, una al sabato, 3 alla domenica. Stesso percorso e stesse modalità, allentiamo un pochino sui ristori, soprattutto quello finale dove proporremo un pasta party alla domenica e dei panini al sabato. Per il resto però restiamo ancora con consigliere del pettorale al mercato e con appunto le 4 partenze, tutto sempre per cercare di limitare gli assembramenti e tutto quanto. Tra le novità di questa 45esima edizione c'è l'introduzione del Marcia delle Ville Expo, il villaggio espositivo gratuito dedicato a tutte le aziende partner della manifestazione. Un mix di attività, intrattenimento, informazione, gioco e musica. Le iscrizioni restano aperte fino al 17 aprile. Per partecipare non è richiesto il Green Pass.